Alla mattina ho preso armi e bagagli e siamo andati là e mi hanno consegnato con la famiglia là. Là era morta questa vecchietta, era morta. Allora è venuto il capo famiglia vicino a me e dice: Carmela, tu vai col nonno qua, vai a pulire le vacche, lui ti insegna più o meno come deve fare. Io che capivo delle vacche, che l'avevo, come si immaginava, c'era un motorino che si doveva accendere, che doveva accendere i motorini, che non aveva mai visto. Allora questa vecchietta mi ha insegnato: Carmela fa così, Carmela fa così. Oh, poi era pure un bel giovanotto, sapeva più o meno la campagna come sopprimere le vacche con la forca. Abbiamo messo a posto tutto. Adesso andiamo a fare colazione. Quale sei arrivato a Montevideo? Sono arrivato a luglio del 40. Prima non l'ho data precisa, la tengo scritta, ma mi sfugge. A luglio del 44. 44. Perché poi sono stato da un po' di tempo da quella famiglia là, no? E dice: Carmelo, andiamo a fare colazione. Diciamo, a fare colazione. Tony, quando ho visto là, quando siamo andati a fare colazione, ho visto un tavolo lungo un paio di metri. Quando ho visto che avevano preparato sulla tavola, gli occhi volevano, se li mangiavano, volevano mangiare con gli occhi. Già chiamato le sobbersate che chiamavano noi. Loro di queste sobbersate, noi li mettevamo nell'olio. Loro lo mettevano sotto la cenere. Quando ho visto certe pagnotte di pane bianco alzato così, agli occhi magnacchi. E però pensavo: Carmela, facciamo colazione, sfette, io mangiavo da questo versato il vino bianco, bottiglione di vino bianco, mangiavo. Poi comunque me l'ha portata tanto a lungo, si è portata questa al cimitero, si è portata questa donna al cimitero, poi dice: Carmela, dice, adesso facciamo colazione, dice, dopo tornato dal cimitero, ci sono le citte qua, ammazzano la papera, le chiamano le oco, quelle bianche là. E dice: ce l'è già ammassata, dice, facciamo la pasta asciutta, madonna lì. E poi mi hanno portato pure a me al cimitero, abbiamo fatto, l'hanno seppellita, e mi hanno fatto venire un pugno di terra. Quando siamo tornati là, come fosse che era un baguette, si mangiava, si beveva. E andai bene così. Chiamano la sarta in casa e mi fecero cucire il vestito. Quando sono andato, che giorno di Pasqua, siamo andati a messa, come fosse che era il Papa, mi hanno accompagnato con la messa, era come un signore. Allora, quando siamo tornati dal cimitero, abbiamo trovato come uno sposalizio, come fosse, là, fosse niente. Dice: quello è morto, pace all'anima loro, che quello che è morto, noi che siamo restati, dobbiamo lavorare e dobbiamo mangiare. Allora, Tony, dopo che sono arrivato là, dopo questo, mi ricordo così, almeno sono, la memoria non mi tradisce, non mi tradisce, pure a questa età, ho 86 anni, che sono del 23, a 86 anni ancora la memoria non mi tradisce, adesso mi commuovo pure. Aspetta un po'. Mentre piange veramente. Dopo 15 giorni doveva essere, quando sono arrivato, dopo 15 giorni era Pasqua, doveva essere la Pasqua. Pasqua venne l'11 di aprile. Allora mi hanno chiamato una mattina, ero andato a pulire le mucche. Stava levando il letame, mi hanno chiamato: Carmelo, che c'è? Io già ero già quasi famiglia. Oh, Carmelo, vieni qua. Ma io non ho finito. Vieni, sali sopra. Sono andato là, ho visto una bella signora, tutti loro intorno, sopra un tavolo c'erano certi tocchi di roba, chiamato così, come erano prima i vestiti, non è che adesso ci sono già cucite bene. Allora c'erano dei rotoli, dico: ci scegli che colore vuoi questo qua. Ma che dovete fare? Scegli che colore vuoi. Io già pensai che c'era qualcosa che era per me, perché era Pasqua. Allora, ma fate voi stessi, c'è un bel colore, che dice: noi ti vogliamo cucire un bel vestito per Pasqua. Oh, oddio mio, ho trovato proprio la casa che mi ha mandato proprio il Signore. Era una fortuna, Toni, che io avevo là. Allora, mi scelse la cosa, dice: adesso puoi andare al lavoro. Dopo due giorni mi hanno chiamato di nuovo: Carmelo, io lavoravo. Sali sopra, che c'era? La sarta già aveva tagliato il vestito, l'aveva, come si dice, inchiamato là, con i punti quelli grandi là. Mi fece misurare la giacca e tutto. E dopo 15 giorni, insomma, mi fece il vestito. Quando mi hanno vestito il giorno di Pasqua, ci mancava la camicia, Tony. A quel paese, era un paese come Montevideo, ci mancava la camicia, quei tempi erano tristi.
questa si è partita da Sciano, è andata in un paese chiamato Treguanda, chiamata là, in Toscana, provincia di Siena. Si è messa sulla bicicletta e mi è andata a prendere la camicia. Il mattino di Pasqua si doveva andare a messa al paese, a piedi, con le biciclette, c'erano le biciclette. Loro c'erano le biciclette. Mi hanno impupazzato, mi hanno vestito tutto colore, tutto glorioso, che io, con le vestite, bella cravatta. Dice Carmela, dice tu, dice, metti Anna sulla bicicletta e Gata vai con la, uno si chiama Anna, la metti avanti tu e Gata si va da solo, tu la porti tu, dico guarda qua, qua abbiamo paura tutte e due, figli abbiamo una grave, è meglio che ce ne andiamo, c'è la nonna Gelsomina, che nonna, dico, è meglio, poi, la nonna si chiamava Gelsomina, la nuora si chiamava meglio, dico, è meglio che ce ne andiamo a piedi, là c'era un bel potere. Loro si misero sulla terrazza, come fosse che io era Papa, come si chiama, Papa Benedetto. Era come un Papa, chi è un lato, chi è un altro, loro gioivano sulla terrazza che io insomma andavo con i figli, andavo a... Volevano bene. Bene da morire, bene da morire proprio. Bene da morire. E volevano bene perché vi comportavate bene. Mi comportava bene. Per loro dice che io ero un oro. Era arrivato il Padre Eterno in quella casa. Mi volevano bene. Mi comportava bene, mi sapevo comportare bene. Non è che... Perché mi dovevo comportare per bene. Per... O è mia natura. Io dico che è stata, era mia natura. Quando siamo arrivati in paese, quella, già mi conoscevano tutti là. Quando sono arrivato in paese, che siamo entrati nel... In chiesa là, mi conoscevano tutto, oh, questo è Carmelo, 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 mi venivano tutti a salutare, che ti baciava a destra, quelle anziane specialmente, ma pure delle giovani, delle belle, delle ragazze le chiamano le citte. Cioè, le chiamavano le citte, mi venivano a salutare. E come fu una bella esperienza per me. Ecco qui, io vorrei dire a questi giovani qua, non questi di Monteverde, questi qua li conosco, pure questi, chi lo conosce, vorrei dire a questi giovani, cari giovani, comportatevi bene. Volete bene i genitori, rispettate i vicini. Che bello, qualcuno mi aiuta. Mi comunque mi verrà. E quelle fecero una grande festa. Perché? Perché vista la sincerità, vista la bontà me l'ha data, Dio, c'è un cuore debole. Perciò volete bene ai genitori, volete bene agli strani, rispettate tutti, siete onesti, che vi trovate bene. Vi aiuto quello di terra e quello dall'alto. Siete lavoratori, non fate ragazzacci come fanno, visto che i genitori qua, che sto vedendo per televisione, che è una porcata, una fine di mondo, fine di mondo, dopo che i genitori vi hanno cresciuto, vi hanno mandato a scuola, pipì, pipì, vanno fatto, quando era piccolino, quando sei bello, quando è... poi arrivate, ammassano i genitori. I genitori vi portano sempre sulla buona strada, sempre sulla strada giusta, non la strada sbagliata.